Oggi faccio un video un po' diverso, un po' meno formale, meno preparato rispetto ai miei soliti. Magari anche l'audio si sente di meno, ma pazienza. Proviamo così. Mi sento di fare semplicemente una domanda. Una domanda a chi mi segue, chi guarda questi documenti. E la domanda è: quello che sto vivendo è veramente ciò che voglio? O mi sto adattando ad una situazione che penso che sia l'unica che io possa vivere? Perché la situazione è questa: quante persone è molto più facile vedere le cose degli altri, vedere la vita degli altri e spesso magari giudicarla. Guardiamo per esempio la vita delle persone che conosciamo. Quante di queste persone vivono la vita che vogliono o si sono adattate ad una vita che pensano sia la migliore che queste possano vivere? E soprattutto cercate di percepire, se non avete quelle persone vicino a voi, che tipo di energia queste emanano? Se è un'energia positiva o negativa, o che vi vampirizza. Ecco, quello che differenzia chi fa della propria vita un capolavoro rispetto a quelli che si adattano è proprio questo. Chi fa, chi non si adatta, chi vuole sempre di più, che non è un vivere nel desiderio perpetuo e quindi infelice, ma quel desiderio di migliorarsi, allora dentro di sé ha un vulcano, un'energia tale che rende piacevole anche la vita di chi li circonda. Al contrario, chi si adatta e crede che la vita non possa dargli più di quello che loro stanno vivendo, allora quelle persone lì diventano vampiri energetici. Oppure tendono a vivere nell'abitudine e ad abbassare chi magari dentro di sé ha quella scintilla, però è magari insicuro e quindi non sa da che parte stare, se tra gli adattati o tra quelli che ci provano. Quelli che provano a scalare la montagna sono pochi. Perché, come sappiamo, le pianure sono popolate dai molti. In cima ci arrivano soltanto pochi. Grazie.